Eclissi. Non rilevo alcun focus in quella posizione. Niente che tu non possa gestire da sola, comunque. Prosegui. Grazie. Da sola, va bene. C'è un corpo qui! È andata da quella parte! Il tumulo, all'ombra del demone di metallo. Bene. Attenti laggiù! Sono dentro anche loro. Là c'è qualcosa! Diamo un'occhiata alla stanza. Una battaglia, congelata nel ghiaccio e nel tempo. È passato. Il titano ha superato le difese. Si sta avvicinando. Ah, merda! È viva e inferocita! Non possiamo muoverci da qui, ci si schianterà contro. Difendiamo l'ingresso a qualsiasi costo. Poi passiamo al contrattacco. Lo vedi anche tu, Silence? Silence! Oggi ci siamo proprio cacciati in una vittoria eterna, eh? Contatto fra 30 secondi. Ehi, credete che basterà la Sobek per finire Zero Dawn? È davvero la fine? Devo dirlo, è stato un onore servire a fianco di questi blindati. Arriva! Pronti al contatto! Non posso portare altro. Titano in arrivo. Stesso schema di Akron. Le difese lo bloccano. Noi lo ingaggiamo, lo mutiliamo e distruggiamo le fonderie. Ordinaria amministrazione. Verso la gloria, ragazzi! Non ha BRM in posizione! Iha! Silence, lo ricevi? Cos'è? Questi soldati sono morti qui. La gente muore in ogni momento. Va, trova qualcosa di interessante.
Diario. Terza battaglia di California Marine. Lo sciame è arrivato dal Pacifico e non so se sia stata colpa dei miliziani locali o del pazzo quindicesimo, ma qualcuno gli aveva dato fuoco. Cazzo. E il mare era in fiamme. Quella roba era... La prima ondata di robot è arrivata ricoperta di melma infuocata. Abbiamo dovuto massacrarli per un'ora o due prima che lo sciame si riorganizzasse. Li abbiamo attirati nell'entroterra, spingendoli nelle strade di Kalmar. Lì gli abbiamo fatto crollare addosso i palazzi e li abbiamo bombardati di EMP. La solita procedura. L'ultima volta che sono stata in California avevo... 5-6 anni? La luce è come quella dei filtri vintage, era ovunque nei 40. Diario. La prima battaglia della barriera costiera orientale non fu una sorpresa. È accaduto prima di Kalmar e le previsioni erano ben peggiori per l'est. Per 3 settimane siamo stati spediti in un borgo sulla costa ad addestrare i miliziani. Pioveva sempre, forse perché l'Europa era in fiamme. Prefabbricati a perdita d'occhio. Quando sferrarono il primo attacco, li stavano ancora producendo. I miliziani ci addestrammo con loro, nei loro quartieri e nelle loro strade. Cercando di convincerci che avrebbero potuto sopravvivere per morire in un posto migliore. Quel che è peggio è che qualcuno se la beve. Speranzosi ci tempestavano di domande su Zero Dawn, come se ne sapessimo qualcosa. Giuro che ogni giorno siamo sempre più simili alle macchine. Solo che loro imparano da ogni battaglia. Noi invece... non lo so. Gente, mi è stato ordinato di ricordarvi l'articolo 115 del regolamento riguardante l'uso non autorizzato di cicli del processore. In particolare il 115C, qualsiasi simulazione olografica non direttamente correlata all'addestramento operativo. Tenetelo bene a mente e divertitevi. Grazie per le tue mail. Il tempo vola in servizio. 4 mesi passati con le vecchie glorie. Non so, 20 missioni. Avanti e indietro per la costa ovest, al fianco di civili arruolati, uomini e donne esaltati. In pratica il loro addestramento è... Ecco un ED. Quando vedi un bot, colpiscilo. Ma alla fine funziona. Con la sesta BRM abbiamo abbattuto un Horus a Lithium Beach. Ci siamo ritirati prima che arrivassero i suoi amici, ma vederne cadere uno grosso. Spero che abbia fatto notizia, tesoro, e che tutti sappiano che potremo cambiare le cose. Dobbiamo solo dare al progetto Zero Dawn il tempo necessario, poi tutto tornerà alla normalità. So che sono passati giorni, tesoro. Mi dispiace. Le missioni sono sempre più lunghe e difficili. Lo sciame è sempre più bravo ad anticiparci. Siamo sempre meno e dobbiamo lavorare 10 volte tanto per ogni perdita subita. Come un'azienda familiare nei momenti duri, solo che questa non è la mia famiglia. Non sei tu. Continuo a cercarti negli occhi della gente là fuori, insieme alla vita che avevamo. Ricordo quando erano felici di vederci. Quando ancora avevano la speranza, sembra scomparire tutto.
Non riconosco nemmeno i posti che difendiamo. L'unica cosa per cui so di combattere ormai sei tu. Perché Zero Dawn cambi le cose, di qualsiasi cosa si tratti. Qualsiasi cosa alimentasse questa porta deve essere vicino. Non ne vedevo una fin da quando ero una bambina. Deve essere un codice. Forse dovrei esaminare tutti gli oggetti dell'area. Un'informazione utile. Ehi, volevate tutti sapere come riavviare il sistema geotermico? Si fa così. Gli uccelli migrano a nord in estate, a est in primavera, a ovest in autunno e a sud in inverno. Non vi aspettavate delle parole poetiche dalla bocca di Mike il tecnico, vero? Come al solito supero le aspettative. Rumori di strumenti e voci. Ancora l'eclissi. Deve esserci un'altra strada. Un'altra di quelle batterie. Ma cosa me ne faccio? Sono loro, bene. Non cercano risposte, soltanto armi. Di nuovo.
Qualcuno aveva visto questo cadavere? Oh no! Vado a controllare. Cos'è stato? Insegnerò a sanguinare! Addio! Faccio scorta. Ames, so che ti scrivo troppo. È che sono orgogliosa di quello che fai. Lo siamo tutti qui a casa. Ci hanno portato 10 chilometri all'interno, per precauzione, dicono. Andras e Reggie vanno ancora a scuola, quindi devo stargli dietro. Non sappiamo mai dove o quando combatti, ma quando i Vitor si alzano in volo, tutti i bambini escono a salutarli. Io credo in te. Lo so che nulla sarà più lo stesso, ma io credo in te. Io credo in noi. Ames, non so più nemmeno se sei vivo. Ricevo delle mail dal tuo indirizzo, eppure non sembra che le abbia scritte tu. Sembrano riciclate. Frasi messe insieme. E non commenti mai le notizie che ti mando. La zona di contenimento, i respiratori, i disordini, Terra 1. Quello che è successo alla bolla di Dallas, Ames, non sono stati robot. E si ostinano a darmi risposte vaghe quando esigo di sapere se sei ancora vivo. Dicono che se i tuoi messaggi continuano ad arrivare, allora sei ancora operativo. Non è giusto, Ames. Non è giusto che non sarai con me quando le luci si spegneranno. Ti amo. È davvero triste. Grazie per le tue mail. Il tempo vola in servizio. 4 mesi passati con le vecchie glorie.
al fianco di civili arruolati, uomini e donne esaltati. Ma alla fine funziona. Con la sesta BRM abbiamo abbattuto un Horus. Spero che abbia fatto notizia, tesoro, e che tutti sappiano che cambieremo le cose. Dobbiamo solo dare al progetto Zero Dawn il tempo necessario. So che sono passati giorni, tesoro. Mi spiace. Le missioni sono sempre più lunghe e dobbiamo fare il lavoro degli altri. Come un'azienda di famiglia, io ti vedo negli occhi della gente là fuori. Erano felici di vederci, avevano ancora la speranza. Io combatto ancora per te. Rapporto. Nona brigata di risposta meccanizzata. Tenente comandante Fiona Murell. Gli scontri esterni contro la piaga di Faro continuano ad avere un impatto negativo sul morale dell'unità. Specialmente quando si verificano in settori dove le reclute della Guardia Civile sono state ingaggiate pesantemente. La portata e la natura delle vittime della Guardia Civile e dei civili disarmati in quei settori sfida ogni descrizione. E la sua visione genera un senso di globale sconforto nell'unità. Di conseguenza, chiedo nuovamente che le missioni della nona BRM siano temporaneamente reindirizzate in strutture cruciali per il progetto Zero Dawn. E di nuovo richiedo un aggiornamento immediato sulle tempistiche del progetto Zero Dawn. Non ho spazio. Che cos'è? Quella? Una mappa. Una mappa di cosa? Del nostro mondo. Il pianeta Terra, Aloy. Non è piatto come pensavi. Perché avrei dovuto pensarlo? Durante l'eclissi l'ombra sulla Luna è curva. Quindi il nostro mondo è un globo? Ed è così che appare da lontano. Ne parleremo in un altro momento. Torniamo al problema principale. I robot di Faro si stavano diffondendo in tutto il mondo, divorando qualsiasi cosa. In qualche modo, Elizabeth li fermò prima che fosse troppo tardi. Ma come? L'eclissi armeggiano con quel demone di metallo. Non penseranno di risvegliarlo, vero? Attenti! Un altro Kopesh, e questo si muove. Thank you.
Quindi i soldati del passato affrontarono centinaia di quei cosi in una sola volta. Dottoressa Sobek, come previsto, il saliente di Wichita è crollato. 5 titani Horus hanno aperto un varco. Contatto fra 34 ore. È tutto in posizione, generale. Ci sono volute diverse scorciatoie per unire il tutto. Ma Zero Dawn è funzionalmente completo. È pronto. Dopotutto, vittoria eterna è servita allo scopo. Sì, bastava anche solo un giorno in meno e... Ho inviato un file codificato. Le chiedo la cortesia di archiviarlo. Io vedrò cosa posso fare. Che cos'è? Una dichiarazione. Lei la definirebbe una missione di colpa. Di quali crimini è colpevole? Negli ultimi 16 mesi sono stato responsabile del più grande massacro di massa di militari e di civili. Di ogni tempo. Gengis Khan, Hitler, Stalin, Sorabella, tutti insieme non si avvicinano neanche. Non li ha uccisi lei, generale? Non direttamente. Ma non sono diventato il comandante in capo degli Stati Uniti, opponendomi all'automatizzazione dell'esercito. Perfino prima dello sciame, stavo aprendo le porte alla morte. Quindi, invece di far cadere nell'oblio quello che ho fatto, le ho... inviato un file con i dettagli. Che i posteri giudichino le mie azioni. Farò come chiede, generale. Ma consideri che... se non fosse stato per le sue azioni... le nostre azioni... non ci sarebbero posteri a giudicarci. Chissà, dottoressa. Generale... a presto. Dannazione. Grazie, dottoressa. Si sieda. Ah? La ringrazio pure dopo quello che ha detto. La dottoressa Sobek ha chiarito la situazione, generale, e ci ha dato una scelta. Dovremmo ringraziarla. Dico, Dio mio! Che ne dite di discuterne offline? Non ci sarà alcuna discussione. Avete visto i numeri? Faro pagherà anche i conti, ma il denaro non può comprare il tempo che serve per completare Zero Dawn. Quello si compra solo col sangue. Ah, andiamo. Se aggiorniamo la flotta, decifriamo i codici. Hai sentito o no? Stavolta i robot non combatteranno per noi. Se parliamo di decifrare, allora lo sciame impazzito è un predatore alfa. Saboterà e controllerà ogni cosa automatizzata, gli lancerete contro. Così invece sarebbe come lanciare civili in un tritacarne. Comandanti, il nostro nemico si replica più velocemente di quanto lo uccidiamo. E divora biomassa per alimentarsi. Zero Dawn è l'unica soluzione. Quindi mettiamo un railgun in mano a ogni civile forte abbastanza da reggerne uno. Gli mostriamo dove è il grilletto e lo spediamo al fronte? E come diavolo ci riusciamo? Dandogli qualcosa per cui combattere. Zero Dawn. Il programma di superarmi top secret che ci salverà. Se l'umanità resisterà allo sciame abbastanza da permettere alla dottoressa di finirlo. Vi invio il file con il piano di guerra per l'operazione Vittoria Eterna. Piano? Crimine di guerra, semmai.
È spiacevole, ma è già qualcosa, vista l'alternativa. Dottoressa, abbiamo una base di lancio orbitale abbandonata fuori da Bryce, Utah, per i preparativi di Zero Dawn. È spaziosa. Quando può iniziare? Ne ho già inviato una lista di candidati Alpha e Beta. Molti sono cittadini stranieri o membri di società per azioni, quindi estrarli... Lasci fare a me. Avrà il suo Dream Team. Si fidi. Allora vado. Base di lancio orbitale. Che cos'è? Cosa ha fatto questa gente? Cosa ha fatto Elizabeth? Libera da quel posto. Ora devo trovare la base di lancio orbitale di cui parlavano. Ho consultato i miei dati e trovato la base. È la buona notizia. E la brutta? È proprio sotto alla cittadella. Il palazzo di Tramonto. La capitale dei Cargia delle Ombre. Non proprio il massimo. Il palazzo brulica di agenti dell'Eclissi. In posizione di autorità. E tutti indossano un focus. Appena ti vedranno lo farà anche Ade. Ordinerà di ucciderti. E stavolta avrai contro l'intero esercito dei Cargia delle Ombre. Allora disattiva il loro focus. L'hai già fatto prima. Non è semplice. Troppi focus nello stesso posto. Comunicano fra loro e fanno rapporto ad Ade. Un'intera rete di focus. Una rete? Che intendi? Immagina un'enorme ragnatela invisibile estesa per tutta la valle che connette tutti i focus insieme, permettendogli di comunicare a grandi distanze istantaneamente. Capito. Beh, c'è un modo per distruggere questa ragnatela? Distruggere la rete? Audace, sì. C'è un modo. Un punto debole nella rete. Indicamelo. Ti invio i dati della posizione. Raggiungila. Quando sarai vicina, ti darò altre indicazioni. Cos'era Zero Dawn? Che genere di superarma creò Elizabeth? Riuscì a fermare le macchine, ma non prima che il suo mondo, la sua civiltà, finissero. Speriamo che non accada di nuovo. Ora come faccio a scendere da qui? Ah, questa sì che sarà una bella corsa. Lo farei di nuovo, se non dovessi faticare tanto per tornare lassù.